Nome: Salvatore. Cognome: Del Prete. Anno di nascita: 50. Figli: 4, però qua c'è una precisazione. Due sono miei figli biologici. Una ragazza è mia figlia putativa e un'altra figlia è stata adottata da me in Africa. Laureato a? A Napoli. Specializzato in? Io ho 3 specializzazioni: gastroenterologia, oncologia medica e tecniche mininvasive nella cura dei tumori. Ora dirigi? Ora dirigo da molti anni il reparto di oncologia dell'ospedale di Fratta Maggiore. Boschi o mare? Mare, mare. Basta andare all'archeologico, c'è una mostra che si chiama Talassa, da dove si capisce che il mare è l'incontro con le altre culture, con il diverso, con tutto quello che non sappiamo. Il tuo rapporto con Fratta Maggiore? È il posto dove sono nato, da cui sono partito, ma che in fondo, dice il poeta, si parte sempre per poi ritornare. Parigi, cosa ti ricorda? La mia gioventù, il 68, gli inizi a Parigi con un amico, anche grande maestro, esule cubano, grande oncologo. Dove eravamo e dove siamo oggi? 38 anni fa avevamo 2 farmaci e la sopravvivenza mediana di tutti i tumori erano dai 4 ai 5 mesi. Oggi abbiamo 20 farmaci nuovi l'anno, innovativi, con una sopravvivenza a 5 anni complessiva per tutti i tumori che supera il 70%. Si vince se si ricerca? La ricerca è fondamentale, perché senza ricerca non si va da nessuna parte. Appunto, come dicevo prima, la ricerca continuamente pone a disposizione dei nostri ammalati delle armi che, se usate bene, danno delle grandi soddisfazioni. Individualizzazione o team multidisciplinare? Team multidisciplinare, perché oggi la conoscenza non è di una sola persona, è la somma di più conoscenze che può offrire a tutti il meglio che c'è dappertutto. Qualità di vita e lunga sopravvivenza. Questa è la nuova sfida del terzo millennio. Oltre a garantire la vita, bisogna garantire poi la sua qualità. Continuità di cura e rapporto ospedale-territorio. Anche questo è quello che va perfezionato e credo che con l'istituzione della rete oncologica sia la regione e soprattutto la nostra azienda si sta mettendo a disposizione le armi per garantire una presa in carica totale del paziente. Quanto conta la prevenzione? Chi arriva prima cura e cura meglio e guarisce. Quanti interventi nel 2018? Nel 2018 abbiamo avuto circa 600 pazienti in DH e circa altri 5-5 anni in regime di ricovero ordinario. Quali patologie più trattate? Da noi siamo centro di eccellenza per la patologia mammaria, ci è riconosciuto a livello nazionale, il Corriere della Sera Medica ci pone tra le prime 20 strutture nell'Italia per la cura del tumore della mammella. Un sogno nel cassetto? Un paziente, oltre ad avere la disgrazia di avere un tumore, deve avere tutte le facilitazioni per accedere facilmente alle cure. Sei un comandante da combattimento o meditazione? Io sono un comandante quando decido, ma sono molto, come dire, multidisciplinare nell'esecuzione delle decisioni.